Gli studenti del Gian Battista Vico di Sulmona possono tornare nella loro sede. Iniziati alla fine di febbraio, dopo circa 7 mesi, sono terminati i lavori di adeguamento sismico, che hanno avuto il costo di 2 milioni di euro, curati dall'amministrazione provinciale dell'Aquila. In particolare sono stati applicati nello stabile 7 in cemento armato, utili a garantire il livello di sicurezza adeguato alle norme tecniche. Ad effettuare il taglio del nastro il presidente della provincia Antonio Del Corbo, il sindaco Fabio Federico e la dirigente scolastica Caterina Fantauzzi. Appena sono arrivato ho chiesto alla preside se ero soddisfatto. Nel momento in cui la preside mi ha detto che era soddisfatto, io, per me questo è il massimo. L'obiettivo è questo qui, cioè arrivare alla fine dei lavori e riconsegnare strutture idonee ai ragazzi. Credo che possiamo affermare che questo è il primo palazzo pubblico su Sulmona che rispetta i requisiti della nuova normativa antisismica, che è entrata in vigore il 1° luglio 2009, dopo l'evento sismico dell'Aquila, per cui credo che sia un privato che comunque ci va riconosciuto. Esprimo soddisfazione e gratitudine verso tutti coloro che si sono impegnati nel raggiungimento di questo obiettivo. E sinceramente siamo usciti dalla scuola nel mese di dicembre e non sapevamo di poter rientrare con l'apertura del nuovo anno scolastico, avevamo dei dubbi insomma, e poter rientrare per noi è un grande risultato e soprattutto trovare una scuola non solo messa a norma ma anche ristrutturata, ristrutturati gli spazi, i laboratori, gli uffici, le aule soprattutto, per poter iniziare al meglio tutte le attività didattiche. Sono stati recuperati 80 metri di spazio al piano seminterrato che prima erano occupati dalla residenza del custode, ora adibiti a laboratori scolastici e alla segreteria. C'è stato inoltre il recupero di 4 aule che permettono di ridurre il numero degli studenti ospitati in altre strutture. Con il trasferimento nel dicembre scorso, ha sottolineato la dirigente Fantauzzi, c'era il rischio di abbassare il livello didattico, ma per fortuna non è stato così, in quanto ci siamo trovati a nostro agio. Qualche piccolo problema all'inizio con i trasporti, però devo dire che sono stati risolti nel corso già dalle primissime settimane per quanto riguarda i ragazzi che hanno frequentato alla Croce Rossa. Per il resto le aule messe a disposizione sono classi, quindi i ragazzi sono stati comunque bene, hanno potuto lavorare tranquillamente. Per problemi di spazio restano ancora fuori 4 classi sistemate alla media Serafini. Il Vico ospita in totale circa 640 alunni. Adesso va perseguito l'obiettivo finale, che è quello di mettere in sicurezza tutte le scuole. Sullo scientifico, i lavori per la messa in sicurezza della palestra sono iniziati in questi giorni, è questione di settimane, il prossimo mese riavranno la palestra lo scientifico. Dall'altra parte è iniziata sul Denino la sistemazione dell'altra metà della struttura, quindi gli alunni si trasferiranno all'edificio messo in sicurezza e si lavorerà sull'altro. Il Mazzara si sta trasferendo nei locali che prima ospitava il Denino, e quindi la settimana prossima inizieranno anche i lavori al Mazzara. Rimane il problema del liceo classico, ma lì è più un problema di carte che altro. Appena definito il protocollo con il comune avvieremo anche quell'altro lavoro.